Amici, nuovo vlog da Londra. Oggi vi porto a vedere i negozi più assurdi che troviamo qui. Quindi lascia già un bel mi piace, commenta con eccolo. E se non sei iscritto, iscriviti, oh. Dai, buona visione. Campioni, lo store Lego qui a Londra è assurdo. Guardate, qua c'è un albero gigantesco tutto fatto in Lego. Qui c'è un Aston Martin tutto in Lego. Non può mancare ovviamente il Big Ben. Tutto il Lego, guardate quanto è grande. Qua c'è un mega dragone e la punta del Big Ben vista da sopra. Mamma mia, sei enorme. Guardate, prendete sempre ovviamente come metodo di riferimento la mia mano. Ovviamente a Londra è pieno di cose di Harry Potter. Autobus londinese. Lui indovinatelo nei commenti chi è. Qua c'è una mega navicella spaziale. Vediamo un po'. Go, go, hola, 3, 2, 1, go. Bello. Questa ragazzi io ce l'ho a casa. Qui c'è un set gigantesco di Harry Potter. Vabbè, Ron, Hagrid, Harry Potter, Draco Malfoy, che gli manca la bacchetta comunque. Questo è l'albero che abbiamo visto sotto, ma visto da sopra. Spider-Man. Peccato al soffitto con le ragnatele, anche quelle fatte di Lego. Pensavo fosse un quadro, in realtà è proprio una rappresentazione. Provate a indovinare ovviamente il film. Ovviamente Harry Potter, ma indovinate quale dei sette? Sono le guardie inglesi. Qui c'è la banca della Gringotts. Eccolo qua. Prima di vedere il prossimo negozio, che vi anticipo già è gigantesco e assurdo, voglio parlarvi di ciò che mi salva in ogni viaggio che faccio, ovvero Olafly. Perché grazie alle loro eSIM virtuali non rimango mai senza internet e quindi posso portarvi contenuti anche mentre sono in viaggio. Quindi se vedete i miei video anche mentre sono all'estero dovete dire grazie a loro. Ma non è solo per questo, mi ha salvato in diverse occasioni. Per farvi un esempio pratico, prima di usare Olafly, quando arrivavo in aeroporto e scendevo dall'aereo, ero senza internet. Come chiamavo l'auto per andare in hotel? Era un problema. Invece ora, appena scendo dall'aereo, posso già prenotare l'auto per andare in hotel. Senza internet non potrei utilizzare le mappe. Non potrei chiamare la mia famiglia. E aprite bene le orecchie, in 129 destinazioni si può fare hotspot. Ci siamo capiti. Olafly mi mette a disposizione delle SIM da 5 fino a 90 giorni in più di 200 destinazioni e in più di 150 giga sono illimitati. Utilizzate il codice promozionale BARBUTO per avere il 5% di sconto su qualsiasi destinazione. Grazie Olafly per sostenere questo video e il mio canale. Mi raccomando, andate a scaricarla oppure cliccate il link in descrizione e usate il codice promozionale. Davanti allo store della Lego, amici, troviamo anche quello di M&M's, che è enorme, già ve lo anticipo. Giuseppe Barbuto, la vostra guida turistica negli store di London. Sono gli M&M's che fanno ovviamente la camminata dei Beatles. Come sapete i Beatles sono inglesi. Ma ovviamente troviamo subito un sacco di merch, pigiami. Sono un sacco di cose particolari, tipo queste lavorerei troppo a casa, capito? Tu metti gli M&M's e poi schiacci qua, scendono, cioè fighissimo. Abbiamo un M&M's vestito da guardia inglese, guardalo qui, quanto è fiero. Noi qua siamo al piano terra, ma c'è un piano superiore e guardate un po' qua, ben due piani che vanno giù. Ora scendiamo insieme, amici. Queste vogliono proprio farmele comprare, quindi me le mettono in ogni piano. Cascate, cascate di M&M's ovunque, amici. Qualsiasi colore, qualsiasi tipo, qualsiasi gusto, qualsiasi grandezza. E non è che finisce lì, guardate qua, continua, 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 non si ferma. Cascate, cascate di M&M's ovunque. Qua c'è una copertina che ci hanno rifilato l'altra volta quando abbiamo comprato gli M&M's. Ci è andata solo a 5 sterline e ne abbiamo approfittato, perché comunque è una bella copertina, 5 sterline. Che fai, non la prendi? Continuiamo, continuiamo, amici. Allora, qua abbiamo un cookies mix, ma non è un cookie, cioè è il preparato per fare i cookie. Dove vi porta Barbuto sempre piaciuto? Eccolo. Qua puoi metterti sopra e ti dirà che colore sei. Allora proviamolo. Fai una doppia clip. Vediamo che M&M sono, che colore sono. Your color mode is purple. Non so cosa ci sia scritto, ma va bene. Poi qui abbiamo delle specie di lenti ingrandimento, ragazzi. Ma non ho ben capito come funzionano. Ma ti vieni qua. In realtà lei rimane ferma, io vado avanti e dietro al telefono e fa questo effetto. Vedete? Possiamo fare un videoclip. Poi continuiamo il nostro giro qua negli M&M Store. Un sacco di tazze. Pensate se per sbaglio vi facessi boom. Cioè entriamo nell'ultimo piano, ma non quello meno importante, perché guardate qui, già si intravede. Già si intravede cosa c'è. Una cabina londinese con gli M&M's. Quindi andiamo a vederla. Bisogna scattare una fotona. Quasi lì ci sono altre cascate. Io davvero non ho parole. C'è ancora cascate. Qui c'è la cabina con gli M&M's. Ecco, abbiamo avuto un incontro inaspettato.
Sono geloso, attenzione, non toccare troppo che sono geloso. Fatta, sì, vai. Cioè, ha lasciato il bambino e è venuto a abbracciarti di colpo, come mai? Tu bella. Quelle M&M sono furbacchione. Se vi piace Disney, questo store è assurdo. Ovviamente, ve lo faccio vedere. Borracce per bere, sono enormi, cioè questa è la mia mano. È la mia mano è grande, eh. Qua ci sono tutte le princess, principesse. E quelle. Wow, qua c'è Buzz Lightyear. Andiamo di sopra che c'è tutto il reparto Marvel e Star Wars. Let's go. Eccolo. E c'è il mio amico. Ehi, ciao. Qua c'è l'altro mio amico. Ehi, ciao. Mamma mia, che bello questo store, ragazzi. C'è lo scudo di Capitano America, tutte le spade laser. Tantissime action figure. Questo store è incredibile. Voglio assolutamente fare una foto qua. Dove è Matte? Matte! Matte! Fammi una foto, dai, fammi una foto. Abbiamo un sacco di fumetti bellissimi. Qua ci sono io, sono ancora incredibili. Andiamo sotto il castello con Pippo e vediamo cosa c'è. Ci sono le principesse, tutti vestiti da principessa, per Mati, che è sparita già di nuovo. Incredibile con che velocità sparisce Mati. Qua c'è Buzz Lightyear. Guardate che figo Spider-Man. Qua c'è un chioschetto e fa vedere i videoclip di tutte le canzoni Disney. Non posso farvi vedere troppo perché c'è la canzone e ho paura che mi diano il copyright. C'è la bella la bestia. Non ho mai visto uno store così grande. Ma guardate qui. Metti la di fianco, identiche, cioè avete le sopracciglia uguali. Sto per entrare in questo negozio gigantesco. Sapete che io sono molto addicted a queste cose. Vedo già troppe cose che mi piacciono. Mamma mia, entriamo subito, subito. Ma questa costa 500 sterline. Guardate che belle magliette, costano anche pochissimo. Quanto è grande. Il paradiso. Ok, facciamo un po' di shopping qua. Questa è bellissima, ce l'ho sul gioco della PlayStation. Campioni, se siete fan di Harry Potter vi faccio vedere qualcosina. Binario 9 e 3 quarti. Un sacco di action figure. Spina, sinceramente non so cosa c'entri. Altro action figure, queste sono speciali. Infatti costano ben 50 sterline. Perché sono proprio nella teca. Sono un'edizione che ho visto spesso qua contro, tra l'altro. Eccolo, sono io, dentro un po' sporco. Questi qua sono davvero particolari. Poi facciamo così, tac, si apre. Molto carino. Abbiamo di più grandi, sempre con la stessa apertura. Ma io a vederli così non è che mi sembra di Harry Potter. Tanto è partita una trappata, Harry Potter Trap. Eccolo. Eccolo. Poi qua ovviamente abbiamo tutte le casate, quindi merch per ogni casata. Qua abbiamo la spada, ne ho viste tantissime, quindi nessuno poi in realtà ha il pezzo originale. Spada di Grifondoro. Se mi seguite da un po' ovviamente avrete visto lo shorts di quando sono andato a New York nel negozio di Harry Potter, quello è fuori di testa. Qua troviamo comunque cose che hanno bene o male in tutti i negozi, quindi carino, ma consiglio se non l'avete visto di andare a vedere quello di New York. Qua per esempio abbiamo degli altri pezzi, però se guardate, vedete tutto qua, un po' rovinato, cioè si vede che sono messo così un po' a caso, non sono pezzi originali. Varie bacchette di Harry Potter, sì, queste qua si trovano un po' ovunque, vi dico la verità. Queste già sono dei pezzi un po' più interessanti. Abbiamo altre action figure, queste, vi dico la verità, sono molto molto carine. Guardate per esempio Voldemort come ha fatto bene. Questa bacchetta qui ce l'ho anch'io. L'ho presa appunto, scusate le ripetizioni, allo store di New York, non ve lo dico più, scusate. Carino questo fidget spinner, interessante. Carino, veramente carino questo, particolare, mai visto. Abbiamo anche una cioccorana. Due ne abbiamo a casa, ancora non abbiamo aperto. Ma tu non me le fai mangiare, continui a che dire. Che non abbiamo così, ma ce l'abbiamo con la confezione originale. Comunque lui non me la fa mangiare perché dice dobbiamo fare il video, non ce ne dobbiamo mangiare. Ogni volta non me la fa mangiare. Se lo sapete, ma se non siete lo store di New York di Harry Potter, ma non so se ve l'ha detto, eh. Basta, a questo punto avranno chiuso il video.